Buongiorno a tutti, mi chiamo Flavio Angiolillo, barman e imprenditore a Milano. Molto facile fare i cocktail alcolici e sorprendere la gente, sorprendere il cliente. Ma un cocktail analcolico sorprendente? Un cocktail analcolico e buono? Sarà la nostra sfida di oggi. Nel mondo degli alcolici, nel mondo dei cocktail, esiste un grande protagonista, il martini cocktail, fatto con vermouth dry, gin, certi mettono l'oliva, certi mettono la scorza di limone. Un altro cocktail famosissimo è il dirty martini, stesso identico cocktail, sporcato con della salamoia d'oliva. Noi adesso andremo a fare il quasi dirty martini, un dirty martini analcolico. Abbiamo bisogno di una coppetta e la raffreddiamo subito. Un mixing glass in cui andremo a mettere tre ingredienti. Il primo di questi tre ingredienti, la salamoia d'oliva, semplicemente l'acqua delle nostre olive. Andremo a mettere 3,75 ml di salamoia d'oliva, cordiale all'acqua tonica. Quando andiamo a fare un gin tonic, spesso rimane un po' d'acqua tonica nella nostra bottiglietta. Noi, quando andiamo a fare un gin tonic, ci teniamo questa acqua tonica e ne facciamo un sciroppo, ne facciamo un cordiale. In questo caso qua abbiamo messo una parte di zucchero per tre parti di acqua tonica e un po' d'acido citrico, che dunque darà un po' di sour al nostro cocktail. Questo ne andremo a mettere 10 ml. E adesso andremo a prendere questo distillato analcolico. Forte presenza vegetale all'interno, perché c'è l'insalata romana, c'è del rosmarino, c'è del timo, anche questo leggermente acidulato. Si sente una presenza di limone o di lemon peel all'interno e sarà la presenza del nostro gin analcolico. Ne andremo a mettere 50 ml. Adesso amalgamiamo leggermente e raffreddiamo il nostro cocktail. Non vogliamo che sia troppo anacquato, dunque non andrò a girare molto, perché il martini cocktail è un cocktail intenso spesso per la forza alcolica, qui sarà intenso per il suo gusto e i suoi aromi. La nostra coppetta è ghiacciata. Andremo a prendere due olive. E voilà voi, quasi dirty martini. Voglio vedere che cosa abbinerà Lello insieme a questo cocktail. È un cocktail molto particolare, eh? Adesso penso quali ingredienti usare, Flavio, e ci penso io a stupirti. C'è molta salinità, sapidità, un retrogusto leggermente amaro, quindi so perfettamente cosa prepararti. Ho le idee molto più chiare e gli ingredienti lo dimostrano. Semplice, dei canapè con del pane in cassetta integrale che ho coppato e ci facciamo delle zucchinette spadellate con i loro fiori e poi lavoriamo questo caprino con un pochino di vino bianco che riporterà un pochino anche alla città del cocktail. E poi utilizziamo lui, il protagonista. Salame negro netto, le fette te le fai te, quindi dello spessore che preferisci. Quindi mettiamoci ai fornelli e iniziamo, ragazzi. Iniziamo con le nostre zucchine baby. Togliamo la parte più coriacea, togliamo il fiore e li lasciamo da parte. Iniziamo a prendere e a tagliare piano piano a rondelline. Prendiamo l'aglio, gli togliamo la camicia, accendiamo il fuoco, aglio in padella, un filo d'olio e buttiamo le zucchinette così. Con il fiore facciamo lo stesso, ragazzi, ci daranno una croccantezza pazzesca, ok? Via dentro anche lui. Un pizzico di sale, pepe e facciamo andare piano piano. Ok, una cottura veloce, ragazzi, eh? Una volta che tutto è pronto, anche le zucchine sono pronte, devo rimanere un po' croccantine, quindi procediamo con le altre preparazioni. Tanto assaggio un po'. Bravo Flavio, ragazzi, è bravo. Un pochino di pepe, sale non lo mettiamo, mettiamo veramente un non nulla di vino bianco, un filo d'olio, così ingrassiamo un pochino il caprino e lavoriamo. Caprino al vino bianco, pronto. Negronetto, lo prendiamo, lo apriamo e lo facciamo a fettine sottili. Ragazzi, mettiamo pane in forno a croccantare, assembliamo il canapè, così poi Flavio mi dirà che ne pensa. Canapè per... Ma che belli, che belli! Profumo, croccantezza,
temperature. Perfetto. Prendiamo il nostro caprino al vino che abbiamo lavorato prima, sopra ogni canapè ne mettiamo un pochino. Quindi facciamo così. Prendiamo le nostre zucchine baby, che sono bellissime, profumatissime, croccantissime, e ne mettiamo un po' qua. Facciamo se sono giuste di sale. Spettacolo. Tu dici, sarà pronto? No, manca il tocco finale, quindi una fettina per ogni canapè, quindi una qua. Pepe. Sono molto soddisfatto del risultato. Flavio, come puoi aspettarti poco da uno come me? Se tu fai dei cocktail pazzeschi, io altrettanto ti preparo degli assaggini che sono perfetti per accompagnarli. Quindi il mio cocktail sta finendo, quindi corro da te così me ne prepari un altro e ti porto quello che ho preparato. Arrivo!